Buongiorno a tutti, do il benvenuto al dottor Nilo Riva, neurologo e consulente del Centro di Ascolto e Consulenza sulla SLA, di AISLA. Benvenuto Nilo. Grazie Stefania, grazie per l'invito e bentrovati tutti. Eccoci. Allora Nilo, io partirei subito con la prima domanda e ti chiedo che cosa ti ha spinto nella tua carriera professionale a occuparti di persone con SLA? Ma molti fattori, ma se devo citarne uno, effettivamente le sfide che pone la SLA. La SLA, innegabilmente patologia per sua natura neurologica. Ma tra le patologie neurologiche, sì, nota e classificata come degenerativa, ma uno è estremamente eterogenea. Oggi stiamo imparando a conoscere i sottotipi di questa malattia, le peculiarità di ciascun malato e quindi la necessità di veramente instaurare un rapporto molto vicino con i nostri malati, quasi individualizzato, in modo tale che la nostra rapporto medico-paziente e le cure che vengono poi erogate sono condivise, vengono attagliate quasi come su un vestito e quindi il rapporto molto personale, cercare di fare sempre qualcosa di più individualizzato e che meglio si attagli col malato. E poi perché tra le patologie neurologiche è una patologia veramente che coniuga l'acuto, il cronico e la complessità che ci porta a interfacciarci con una realtà multidisciplinare con diversi colleghi e quindi sia il rapporto col paziente è estremamente duttile e variegato, sia poi il rapporto con i vari professionisti e colleghi che ci può arricchire effettivamente di un confronto quotidiano con queste varie figure, fatto non solo per scopo speculativo, ma anche proprio per cercare di venire incontro alle esigenze del malato. Dietro a questo c'è un altrettanto per me affascinante mondo della ricerca che vede le comprensioni delle cause di questa patologia avvicendarsi e quindi è un terreno estremamente ancora di frontiera, un terreno estremamente florido poi negli ultimi anni che ci dà una serie di stimoli anche intellettuali, oltre che interpersonali nel rapporto con questi. Questi sono solo alcuni dei motivi che posso elencare, che mi hanno attratto e coinvolto sempre più nella cura e nella ricerca su questa patologia. Ecco, grazie. E, stando più sulla dimensione assistenziale, ci puoi dire quali sono state invece le motivazioni per le quali hai deciso di collaborare con il centro di ascolto e consulenza di AISLA? Ma come vi dicevo all'inizio, questa è una patologia per sua natura multidisciplinare, che vede nella collaborazione tra colleghi e nell'interazione tra colleghi un elemento, io credo, virtuoso. Questo è vero nella realtà in cui ciascuno di noi opera, però quando sono venuto a contatto e ho avuto modo di conoscere AISLA, il centro d'ascolto di AISLA, mi sono reso conto di avere molte cose in comune con i colleghi che si occupavano di questa patologia. Quindi avere una rete non solo intra-centro, intra-ospedaliera, ma poi in più diffusa è sicuramente qualcosa che mi ha arricchito. Ho trovato molti elementi in comune nelle motivazioni, pur diverse, con i colleghi, anch'essi non neurologist, ma appartenenti a diverse discipline, che mi ha potuto mettere veramente in rete e avere un ulteriore livello di condivisione tra colleghi, ripeto, di diversa estrazione, disciplina, che hanno ulteriormente contribuito ad arricchirmi e poi soprattutto creare veramente quel clima di condivisione di intenti che effettivamente ho trovato fin dal principio molto, molto, molto sentito e vivo in AISA e poi nel centro d'ascolto in particolare, così che insomma, ho potuto dare il mio contributo, ma innegabilmente anche ricevere molto da questa realtà che mi ha aiutato molto a crescere. Grazie, grazie anche per questa risposta e vado all'ultima domanda. Puoi raccontarci una situazione, un caso per il quale a tuo avviso il centro di ascolto ha agito in modo tale da rendere concretamente misurabili appunto gli esiti?
Ovviamente sono stati molti gli episodi che mi hanno visto partecipare al centro d'ascolto di ASL, alcuni che mi sono stati riferiti, ma come dicevo prima, altri che mi hanno visto invece anche in duplice veste, sia di utente sia di con il quale contribuisce ovviamente al centro di ascolto. E tra questi mi ricordo in particolar modo il caso di una giovane donna e mamma, che ahi noi, affetta da questa terribile malattia, si è trovata a dover affrontare un percorso estremamente complicato, non solo di malattia, ma anche di madre, insomma. Ovvio che queste sono sfide enormi per noi che cerchiamo di dare assistenza a questi malati, ed è proprio qui, devo dire, io ho avuto un grandissimo supporto dal centro d'ascolto di AIA per aiutare la malata, senz'altro, in tutte le fasi di sua malattia, ma poi per avere anche una interfaccia da un punto di vista dell'approccio psicologico, senz'altro, un approccio poi anche dal punto di vista sociale, sociale che coinvolgeva sicuramente la malata, ma poi in modo importante anche la famiglia. Stavamo parlando poi in realtà anche di una situazione disagiata o comunque di non di particolare agio dal punto di vista del censo, diciamo, e quindi anche AISLA ci fu di grandissimo supporto per questa situazione, per l'aspetto anche assistenziale, per l'aspetto sociale, che poi ha avuto anche in modo estremamente virtuoso una possibilità di interazione, di interfaccia con realtà sociali di supporto anche alla famiglia e ai figli minori. Quindi qui poi c'è stato un grossissimo lavoro che ovviamente il neurologo non avrebbe potuto dipanare in tutte le sue declinazioni, le sue complessità, per affrontare anche poi le tematiche dell'impatto sulla famiglia e sui figli. Quindi di questo ricordo veramente con grande apprezzamento l'interazione che abbiamo avuto con il centro d'ascolto per cercare effettivamente di dare un supporto a questa paziente, questa famiglia, questi bimbi che sono trovati anche loro coinvolti in questa realtà, la realtà SLA che noi conosciamo bene, ma che effettivamente non smette di insegnarci qualcosa ogni giorno e di darci nuove sfide per cercare di aiutare queste persone. Sì, Nilo, io ricordo molto bene questo caso, ho partecipato direttamente ed è stato uno di quei casi con un tale livello di complessità per cui AISLA insieme al centro di riferimento, insieme al territorio ha proprio costituito una microequipe dedicata, quindi con persone dedicate di diverse professionalità, come tu hai ben detto, proprio a gestire questa situazione. Quindi io ringrazio davvero il dottor Nilo Riva per collaborare con noi e per le competenze che mette ogni giorno in campo e lo saluto ringraziandolo. Grazie. Mi permetto, cara Stefania, di ricambiare i ringraziamenti. Senz'altro, come potrebbe capire, anche per noi è estremamente prezioso poter operare in rete e dare un supporto quanto più completo e integrato a questa realtà. Grazie mille Stefania del tempo dedicato. Grazie a te.